Capitolo 4. Vita monacale. In effetti, se non proprio nel mondo della trascendenza, il silenzio e l'isolamento che seguirono le prime movimentate settimane facevano pensare di vivere quantomeno in un monastero. All'inizio la conquista della Cengia stessa, il timore degli attacchi sferrati a più riprese per scacciarci da lì e i modi di controbatterli, il fervere dei lavori per l'edificazione delle baracche e dei camminamenti, lo studio dei movimenti nemici, tutto ciò ci aveva tenuto occupati nelle azioni e ancor più nei pensieri. Ma in seguito, con la scoperta del loro bluff del forte che tanto impegnava i nostri pensieri, concentrava le nostre ambizioni di gloria e i nostri sogni di affermazione, e con il contemporaneo arrivo della stagione fredda, con le giornate che si accorciavano rapidamente e con il gelo che calava, insinuandosi in ogni più piccolo interstizio di roccia, stendendo la sua patina vitrea su ogni minimo spazio piano. Lentamente le azioni di guerra scemarono e tutto si fece più lontano e sfocato non solo nel tempo ma anche nella nostra mente. Ormai ci eravamo fatti una ragione che lassù avremmo quantomeno svernato, che nulla sarebbe accaduto di nuovo, almeno fino alla primavera seguente. Per questo, dicevo, pareva davvero di vivere in un monastero, ciascuno con il suo compito assegnato, ciascuno al servizio della comunità, ciascuno dedito ai piccoli impegni quotidiani, necessari e inutili. Seguivamo dei turni di guardia stabiliti, sebbene non vi fosse più nulla da cui guardarsi. Continuavano senza sosta i lavori di consolidamento e di scavo, sebbene ormai gli spazi a disposizione fossero più che sufficienti per gli effettivi e per il materiale di cui disponevamo. C'era da spalare la neve che aveva cominciato a invadere la cengia e i viottoli preziosi, quelli che ci consentivano di spostarci all'interno della nostra cittadella fortificata di baracca in baracca per ricevere e portare gli ordini e per visionare i lavori. C'era il posto di osservazione avanzato, quello che si affacciava sulla vallata opposta, da cui ogni giorno si doveva esplorare il terreno col binocolo per non rilevare nulla di nuovo. Si doveva scandagliare tra gli alberi scuri nelle baracche delle postazioni nemiche a fondo valle. Si doveva indagare come inopportuni guardoni nel fondo delle trincee e del trincerone, per fare poi rapporto circa i movimenti delle truppe nemiche e i loro impieghi quotidiani, inutili quanto i nostri. 19 novembre, ore 10:52, avvistato al campo di Fondovalle convoglio di numero 3 automezzi provenienti da Settentrione. Ore 13:24, passaggio di numero 20 unità dal trincerone alla trincea del Sasso. Ore 15:40, completato a Fondovalle scarico di approssimativamente numero 40 casse di materiali, numero 30 sacchi degli automezzi sopraggiunti in mattinata. 20 novembre, nulla da rilevare. 21 novembre, ore 10:38, avvistata al campo di Fondovalle camionetta con numero 3 ufficiali a bordo. Ore 10:43, ingresso nella baracca di comando degli ufficiali sopraggiunti, accompagnati dall'attendente del comandante di battaglione. Ore 12:15, uscita dalla baracca di comando. Ore 12:28, partenza della camionetta con numero 3 ufficiali a bordo. Eravamo ormai una piccola comunità isolata dal mondo circostante, che con esso comunicava indirettamente attraverso l'osservazione di fatti trascurabili. L'unico contatto diretto con altri individui appartenenti al genere umano era quello coi rari messaggeri che ci raggiungevano di quando in quando alla cengia giù da Fondovalle come portaordini del comando. Oppure un paio di volte al mese, con la spedizione che ci portava gli approvvigionamenti, il materiale e le munizioni, benché queste ci fossero sempre meno necessarie con l'avanzare della stagione fredda. Le accumulavamo, le cassette ricolme di caricatori per i fucili e per le mitraglie, le bombe a mano, i proiettili per gli obici e i due cannoncini da montagna che avevamo portato su a pezzi. Le accumulavamo nelle gallerie che scavavamo in abbondanza nella roccia, e lì rimanevano, in gran parte inutilizzate, finché un nuovo vano doveva essere adibito a deposito di munizioni. A me, che avevo sempre coltivato una passione autentica per gli antichi conventi, per gli aremi isolati dove sparuti gruppi di individui avevano scelto di ritirarsi in mistica riflessione, dedicando le loro vite e i loro pensieri alle cose dello spirito,
abbandonando i clamori e i tormenti della civiltà e con essi le sue tentazioni e i suoi traviamenti, e che subivano il fascino delle vie d'Oriente, dei traffici esotici da e verso le lontane Indie, di cui la letteratura di viaggio forniva rapporti meticolosi dai tempi dei tempi. Si andavano incredibili storie, si leggevano arcane testimonianze, si favoleggiava di regni dorati e di esoteriche percezioni, di incontri di svelatori e di inspiegabili fenomeni naturali come i fuochi spontanei delle altissime fiamme, soffiati direttamente da faglie del terreno. A me quelle spedizioni a dorso di mulo ricordavano tanto le carovane dei commerci di spezie e di sete d'Oriente, che conducevano coi viaggiatori notizie fantastiche e curiose, risalenti ormai a mesi addietro allorquando giungevano nel mondo occidentale. Riecheggiando antiche leggende e lontane memorie, venivano narrate nei racconti serali quando si era finalmente tornati al focolare domestico. Oppure riemergevano in episodi sconnessi e frazionati, come relitti di un naufragio da un mare calmo dopo la tempesta, quando si veniva ospitati in terre sconosciute e ostili nel corso del viaggio, presso qualche insediamento di religiosi e di sapienti arroccati su picchi solitari. Tutto ciò suscitando in me l'idea di essere anche noi ormai sospesi nel tempo, catapultati all'indietro in aerei antichi e in spazi sconfinati dove nessuno giungeva se non per necessità, e dove isolate comunità vivevano le loro vite di dedizione e di spiritualità, di preghiera e di operare minuto e paziente, recando a noi quelle carovane di muli notizie dal mondo dove ancora si esisteva. Sebbene anche queste giungessero ormai come attutite, filtrate dalla lontananza e smussate dall'impervietà della montagna, in maniera da risultarci poco più che immagini sbiadite, prive del significato che potevano continuare a possedere nel loro contesto originale, ma non più nel nostro. In tal modo il mondo esterno ci raggiungeva come una vaga eco, una lontana onda sonora che, diffondendosi nell'aria, gradualmente si smorzava, arrivando a destinazione come un bisbiglio onirico. Il fragore delle notizie lassù perdeva gran parte del suo senso e della sua rilevanza. E ciò accadeva, ahimè, sia che le informazioni fossero di carattere generale, sia che riguardassero qualcuno di noi a livello personale, misurando in maniera crudele ma inequivoca la distanza che ormai ci separava da tutto il nostro passato, il solco scavato dalla pietra tra noi e i nostri ricordi più importanti, fino a renderli flebili ed evanescenti, non esclusi gli affetti. Così, per il tramite di tali sporadici incontri, giungevano alla cengia le rare voci nuove, stridendo in qualche modo con quelle divenute familiari dei commilitoni, compagni di clausura, che ormai sapevamo riconoscere a memoria. Tutto il resto, come in quei favoleggiati monasteri, erano solo suoni e rumori della natura. C'era il vento che spazzava le cime coi suoi ululati minacciosi, ungolando tra le rocce e gli interstizi delle baracche, scuotendone le assi degli impiantiti e facendone scricchiolare le pareti precarie e appena inchiodate. C'era la pioggia che spazzava invece la parete della montagna con gli scrosci gelidi delle meste giornate autunnali. E c'era la montagna, coi suoi gorgogli di pietre smosse e coi suoi ronzii lontani, coi suoi sibili velenosi appena percettibili, generati nel suo stesso ventre da qualche maligna forza oscura. E c'erano pure i cannoni che sparavano di quando in quando da postazioni invisibili o sparute sventagliate di mitraglia utili solo per tenere desta l'attenzione di fantaccini inebetiti dall'inedia, fiaccati dall'attesa del nulla, logorati dallo scorrere invariabile del tempo. E anche noi che sparavamo alla cieca verso valle lo facevamo solo per il tramite di semplici oggetti metallici che non sembravano rispondere ai nostri comandi, ma agire e attivarsi piuttosto di iniziativa propria. Così come era solo grazie alla natura, attraverso macchinari inanimati mossi dalla sua volontà, che i nostri nemici scavavano dentro la roccia, insinuandovi le loro gallerie che puntavano verso di noi come enormi serpenti. E infine c'era la vedetta, lassù, lontana, sulla Verau, che ci inviava segnali saltuari per aggiornarci su quanto poteva accadere in vetta. C'erano la voce del telefono, stridula per la comunicazione incerta, poiché spesso il filo si interrompeva a causa dei bombardamenti o delle frane, o per le slavine d'inverno, tanto che poi bisognava andarlo a scovare sotto metri di neve.
Ebbene, anche quella voce appariva estranea e atona, generata forse da qualche automatismo ignoto e privo di coscienza. Così come le segnalazioni, frutto certo di un'azione meccanica, non guidate da alcuna volontà o ragione. Non c'era davvero più nulla di animato che non derivasse da qualche effetto primordiale della natura, voglio dire di un organismo vivente e determinato. Gli animali erano scomparsi da tempo, le aquile non volteggiavano in cielo e le cornacchie non gracchiavano più da pochi giorni dopo il nostro arrivo. Avevano fiutato l'aria e capito che non si addiceva loro. Dovevano essere fuggite lontane, nei canaloni inaccessibili, nelle valli di interscambio, sotto le vette inviolabili. Di rado solo si vedeva qualche becco adunco planare in volo circolare sopra le cime. Forse scendevano la sera per cercare il cibo, anche se non saprei dire quale. Stessa scelta dovevano aver compiuto infatti anche gli altri animali di montagna che erano usi a abitare quei dirupi rocciosi e quei boschi fitti, di camosci, stambecchi, cerbiatti, nemmeno più l'ombra. Persino le marmotte parevano definitivamente scomparse, giudicando quei luoghi sconvenienti e insicuri. Finché la coltre di neve bianca era giunta a ricoprire tutto, non appena trovava un minimo spazio orizzontale su cui adagiarsi. Così che solo le guglie e i torrioni di roccia nuda si potevano mostrare tra i suoi depositi. In basso, sulla piana del passo, erano invece tutte ondulazioni candide, come distese di velluto. Si vedevano gli alberi scheletrici sbucare da quel tappeto niveo, silenti e oscuri. Ma dovevano essere fossili, foreste fossili di ere lontane. Dovevano essere di pietra anch'essi. Solo laddove il terreno era troppo scosceso, quella coltre si frazionava e si crepava e la sua superficie perdeva la morbidezza e la perfetta continuità. Se la scuoteva un'esplosione, se vibrava sotto di essa la montagna, allora si sbrecciava e la sua patina ghiacciata e qualche grosso blocco scivolava giù silente come un alito fino al passo. Poi a volte, quando le nubi calavano come una cortina densa e uniforme, il cielo e la terra, tutto si vedeva a confondere in un bianco latteo e accecante. La nebbia saliva su dalla valle come un cinico serpente dalle mille teste, si appropriava della piana con fredda levità, si insinuava silenziosa in ogni costone e risucchiava ogni minima asperità. Assorbiva tutto, ogni masso sporgente dalla neve, gli alberi scuri, spettrali, braccando i ghiaioni, le pietraie, i declivi erbosi alla base dei rilievi. Si distendeva sull'altipiano come un gas esiziale e si faceva un manto liscio come un enorme lenzuolo di seta, fluttuante di onde visto dal di sopra, da quella cencia che ne rimaneva ancora ai margini. Poi, lentamente ma inesorabilmente, montava come l'alta marea e non dava scampo neanche alle punte più elevate. Avvolgeva mellifluo alle falde delle montagne e con pazienza d'irettile le fagocitava. Risucchiava in sé la cengia e pareva che ci tagliasse il terreno sotto i piedi. Mi suscitava un senso di nausea e di stordimento. A quel punto sembravamo sospesi nel vuoto, nella spuma eterea, lattiginosa, più candida della neve. E col lento trascorrere delle giornate d'autunno, presto diventammo sospesi anche nel tempo. Presto cominciarono a confondersi anche i giorni che passavano. Si alternavano la luce del sole e il buio della notte col loro ritmo pacato e immutabile, rendendo risibili i riferimenti temporali ideati dall'uomo evoluto. Presto svanì in un istante unico e indefinito, in un ricordo indistinto, il momento in cui tutto ciò aveva avuto inizio. Riposò nella memoria come un libro letto, come un fatto immaginario, frutto della fantasia. La nostra vita passata. Davvero eravamo prima di giungere lì. Ma cosa eravamo? Davvero Romezzi era panettiere? Boggi era al catasto, io mi civentavo con le leggi eterne e immutabili della fisica e della matematica. O forse era solo un nostro sogno, una nostra piacevole illusione, una costruzione mentale che amavamo coltivare per attribuirci un passato in verità inesistente, per poter sopportare quel senso di non essere che ci stava avviluppando col suo alito mortifero, quel non senso di essere che si stava impadronendo di noi tutti. La Tanzi aveva portato su un suo violino. Il maggiore glielo aveva concesso,
forse perché anche a lui non dispiaceva e credeva che potesse essere di conforto per la truppa. Lo suonava quasi ogni sera. Dalla sua baracca lo stridulo gracchiare si diffondeva e ci teneva compagnia dovunque ci trovassimo, districandosi attraverso ogni anfratto, raggiungendo chi era lontano di sentinella, come che era lì a pochi passi, sdraiato sulla branda a riposare, chi era riunito intorno al tepore di un fuoco, chiacchierando sommessamente per scambiarsi un po' di umana condivisione, come chi stava discendendo il ghiaione in qualche azione di pattugliamento. Sono convinto che lo sentissero anche da sotto, al passo, eppure dalla vetta. Me li figuravo la sera, gli odiati nemici, affacciati a guardare giù dalla montagna coi gomiti appoggiati alla ringhiera del loro ricovero, lasciar vagare lontano lo sguardo nel nero fitto e indistinto della notte. Chiudere gli occhi, forse, e lasciarsi condurre dalle note che nulla avevano di ostile, giacché parlavano il linguaggio universale della musica, vagheggiando i loro luoghi d'origine che tanto lustro avevano dato a quella forma di espressione e a quello strumento. E la Tanzi non di rado suonava pezzi dei loro autori. Forse non era vero che quelle sonorità potessero diffondersi così lontano, eppure io volevo credere che la parete stessa, coi suoi giochi e le sue angolazioni, se ne facesse cassa di risonanza, le conducesse su per i suoi camini di roccia come le canne di un enorme organo, le rimbalzasse moltiplicandone l'effetto e il volume, distillandone l'acustica e diffondendone nei suoi languidi echi l'infinita malinconia che albergava nel nostro animo.